Continuano le indagini per dare un nome all'aggressore di Maria Luisa Fassi, la tabaccaia di 54 anni, uccisa con 40 coltellate nel suo negozio di Corso Volta ad Asti. Un delitto brutale nel corso del quale l'assassino avrebbe avuto poco meno di 10 minuti per colpire la sua vittima prima di abbandonarla dietro al bancone in una pozza di sangue. Il fatto ha sconvolto la comunità astigiana che mercoledì sera in piazza San Secondo ad Asti si è data appuntamento per onorare la memoria di Maria Luisa e chiedere a gran voce giustizia e sicurezza. Sotto il comune la tensione era alta e il sindaco Fabrizio Brignolo è stato duramente contestato da un gruppo di manifestanti riuniti per ricordare un altro tabaccaio ucciso ad Asti, Manuel Bacco. Adesso ce lo siamo dimenticati in Corso Alba! Dobbiamo ancora avere dei morti! Quanti ce ne saranno ancora? I nervi erano tesi, sono volate parole dure all'indirizzo del primo cittadino a cui sono state chieste le dimissioni. Brignolo non ha raccolto le provocazioni da parte sua l'intenzione di chiedere al Viminale maggiori rinforzi da destinare alla sicurezza della città. L'amministrazione può agire in due direzioni, da un lato sollecitare gli organi centrali affinché si acceleri la nomina del prefetto e l'invio di uomini e mezzi, e poi ci sono le piccole cose che possiamo fare qui a livello locale. Stiamo facendo questo investimento per rinnovare il sistema delle telecamere di videosorveglianza. La dimostrazione di protesta non è piaciuta però al gruppo di commercianti di Piazza Primo Maggio, amici di Maria Luisa ed organizzatori della fiaccolata. Gli attacchi che ci sono stati al sindaco, voi li condividete? Non più di tanto, no, perché è una mancanza secondo noi di rispetto nei confronti, ripeto sempre, di questa persona che purtroppo non c'è più. Questa sera bisognava quindi ricordare Maria Luisa? Direi proprio di sì, direi proprio di sì, era una cosa fondamentale e forse non è stata capita da tanti. Per placare gli animi si è così proceduto in corteo lungo Corso Alfieri in una processione silenziosa, al posto delle fiaccole, i telefonini e le torce accese. Il corteo si è poi concluso davanti alla sede del Generneuve di Via al Teatro, dove lavorano Piero e Pina Fassi, i genitori di Maria Luisa. Occhi lucidi e fazzoletti alla mano, nel ricordo di una vita barbaramente spezzata, un delitto crudele che al momento non ha ancora un perché.